Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì 11 di marzo del 2021. Noi continueremo a leggere la parola del Signore. Abbiamo incominciato durante questa settimana la lettura del terzo libro della Bibbia. Abbiamo già letto Genesi, Esodo, ora siamo Levitico e durante questa giornata, il giovedì, noi leggeremo da Levitico capitolo 5 versetto 14 fino al capitolo 7. Leggeremo tutto il capitolo 7, quindi concluderemo capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7. Ecco la parola del Signore, Levitico capitolo 5, incominciando dal versetto 14. Parola del Signore. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore, porterà al Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, preso dal gregge, in base alla tua valutazione, in sicli d'argento secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone, offerto come sacrificio per la colpa, e gli sarà perdonato. Quando uno peccherà facendo senza saperlo qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio per la sua colpa un montone senza difetto scelto dal gregge in base alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per l'ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio per la colpa. Quel tale si è realmente reso colpevole verso il Signore. Levitico capitolo 6, versetto 1. Il Signore parlò a Mosè e disse: quando uno peccherà e commetterà un'infedeltà verso il Signore, negando al suo prossimo un deposito da lui ricevuto, o un pegno messo nelle sue mani, o una cosa che ha rubato o storto con frode al suo prossimo, o una cosa smarrita che ha trovata, e mentendo a questo proposito e giurando il falso circa una delle cose nelle quali l'uomo non può peccare, quando avrà così peccato e si sarà reso colpevole, restituirà la cosa rubata o estorta con frode, o il deposito che gli era stato affidato, o l'oggetto smarrito che ha trovato, o qualunque cosa circa la quale abbia giurato il falso, farà la restituzione per intero e vi aggiungerà un quinto in più, consegnando ciò al proprietario il giorno stesso in cui offrirà il suo sacrificio per la colpa. Porterà al sacerdote il suo sacrificio per la colpa offerto al Signore, un montone senza difetto scelto dal gregge in base alla tua valutazione come sacrificio per la colpa. Il sacerdote farà l'espiazione per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato qualunque sia la cosa di cui si è reso colpevole. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: dà quest'ordine a Aarone e ai suoi figli e di loro: questa è la legge dell'olocausto. L'olocausto rimarrà sulla legna accesa sopra l'altare tutta la notte fino al mattino e il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso. Il sacerdote indosserà la sua tunica di lino e si metterà dei calzoni di lino a contatto con la pelle. Toglierà la cenere dell'olocausto consumato dal fuoco sull'altare e la metterà accanto all'altare. Poi si spoglierà delle vesti e ne indosserà delle altre e porterà la cenere fuori dal campo in un luogo puro. Il fuoco sarà mantenuto acceso sull'altare e non si lascerà spegnere. Il sacerdote vi brucerà della legna ogni mattina, vi disporrà sopra l'olocausto e sopra vi brucerà il grasso dei sacrifici di riconoscenza. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere.
Questa è la legge dell'oblazione. I figli di Aaron lo offriranno davanti al Signore di fronte all'altare. Si prenderà una manciata di fior di farina con il suo olio e tutto l'incenso che è sull'oblazione. E si farà bruciare ogni cosa sull'altare come un sacrificio di profumo soave, come un ricordo per il Signore. Aaron e i suoi figli mangeranno quello che rimarrà dell'oblazione. Lo si mangerà azimo, in luogo santo. Lo mangeranno nel cortile della tenda di convegno. Non lo si coccerà con lievito. È la parte che ho data a loro dei sacrifici per me consumati dal fuoco. È cosa santissima, come il sacrificio espiatorio e come il sacrificio per la colpa. Ogni maschio tra i figli di Aaron ne potrà mangiare. È la parte dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, assegnata a voi per sempre, di generazione in generazione. Chiunque toccherà quelle cose sarà santificato. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: questa è l'offerta che Aaron e i suoi figli faranno al Signore il giorno che riceveranno l'unzione. Un decimo d'efa di fior di farina sarà l'oblazione quotidiana, metà dalla mattina, la mattina e metà la sera. Essa sarà preparata con olio sulla piastra, la porterai quando sarà cotta, l'offrirai come offerta divisa in pezzi, di profumo soave per il Signore. Il sacerdote che tra i figli di Aaron sarà unto per succedergli farà anche lui questa offerta. È la parte assegnata per sempre al Signore, sarà fatta bruciare per intero. Ogni oblazione del sacerdote sarà fatta bruciare per intero, non sarà mangiata. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro: questa è la legge del sacrificio espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto sarà sgozzata davanti al Signore la vittima espiatoria, è cosa santissima. Il sacerdote che offrirà per il peccato la mangerà, dovrà essere mangiata in un luogo santo nel cortile della tenda di convegno. Ogni cosa che toccherà la carne sarà santificata. Se il suo sangue schizza sopra una veste, laverai in luogo santo quel lembo su cui è schizzato il sangue. Ma il vaso di terra che sarà servito a cuocerla sarà spezzato. E se è stata cotta in un vaso di rame, lo si strofini bene e lo si sciacqui con l'acqua. Soltanto i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare. È cosa santissima. Non mangerete nessuna vittima espiatoria, il cui sangue viene portato nella tenda di convegno per fare l'espiazione nel santuario. Essa sarà bruciata. Leggiamo ancora Levitico capitolo 7. Questa è la legge del sacrificio per la colpa. È cosa santissima, dice la parola del Signore. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto, si sgozzerà la vittima del sacrificio per la colpa e se ne spargerà il sangue sull'altare da ogni lato. Si offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre l'interiore. I due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, la rete del fegato che si staccherà vicino ai rognoni. Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare come un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Questo è un sacrificio per la colpa. Soltanto i maschi delle famiglie dei sacerdoti ne potranno mangiare. Lo si mangerà in luogo santo, è cosa santissima. Il sacrificio per la colpa è come un sacrificio espiatorio. La stessa legge vale per entrambi. La vittima sarà del sacerdote che farà l'espiazione. Il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle della vittima che avrà offerta. Così pure ogni oblazione cotta nel forno o preparata in padella o sulla piastra sarà del sacerdote che l'ha offerta. Ogni oblazione impastata con olio o asciutta sarà per tutti i figli di Aaron, per uno come per l'altro. Questa è la legge del sacrificio di riconoscenza che si offrirà al Signore. Se qualcuno offre come ringraziamento, offrirà il sacrificio di ringraziamento con l'aggiunta di focacce, azime intrisse con olio, gallette senza lievito, unte con olio e fior di farina, cotto in forma di focacce intrise d'olio. Oltre alle focacce, potrà offrire pane lievitato in occasione del suo sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza.
Di ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata al Signore. Essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del sacrificio di riconoscenza. La carne del sacrificio di ringraziamento e di riconoscenza sarà mangiata il giorno stesso in cui è offerto. Non si lascerà nulla fino alla mattina. Ma se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli la offrirà e quel che ne rimane dovrà essere mangiato l'indomani. Ma quel che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno dovrà essere bruciato. Se uno mangia della carne del suo sacrificio di riconoscenza il terzo giorno, colui che l'ha offerto non sarà gradito dell'offerta, non gli sarà tenuto conto. Quella carne è immonda e colui che ne avrà mangiato porterà la pena della sua iniquità. La carne che sarà stata a contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata, sarà bruciata. Quanto alla carne che si mangia, chiunque puro ne potrà mangiare, ma la persona che impura mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore sarà tolta via dalla sua gente. Se uno toccherà qualcosa di impuro, o un'impurità umana, un animale impuro, o qualsiasi cosa abominevole, immonda, e mangerà della carne del sacrificio di riconoscenza che appartiene al Signore, sarà tolto via dalla sua gente. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse, «Parla ai figli di Israele e di loro, non mangerete nessun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra. Il grasso di una bestia morta, da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualsiasi altro uso, ma non ne mangerete affatto. Perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio consumato dal fuoco per il Signore sarà tolto via dalla sua gente. Non mangerete neppure del sangue, né di uccelli, né di quadrupedi, dovunque abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie sarà tolto via dalla sua gente. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse, parla ai figli di Israele e di loro, colui che offrirà al Signore il suo sacrificio di riconoscenza, porterà la sua offerta al Signore, prelevandola dal suo sacrificio di riconoscenza. Porterà con le sue primizie ciò che deve essere offerto al Signore mediante il fuoco, il grasso insieme con il petto per agitarlo come offerta agitata davanti al Signore. Il sacerdote farà bruciare il grasso sull'altare, ma il petto sarà di Aarone e dei suoi figli. Darete pure al sacerdote come un'offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici di riconoscenza. Chiunque tra i figli di Aarone offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di riconoscenza avrà come parte la coscia destra. Infatti, dai sacrifici di riconoscenza offerti dai figli di Israele, io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aarone e ai suoi figli per legge perenne che sarà osservata dai figli di Israele. Questa è la parte spettante ad Aarone e ai suoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio del Signore. Il Signore ha ordinato ai figli di Israele di dar loro questo dal giorno della loro unzione. È una parte che è loro dovuta per sempre di generazione in generazione. Questa è la legge dell'olocausto, dell'oblazione, del sacrificio espiatorio, del sacrificio per il peccato, della consacrazione e del sacrificio di riconoscenza. Legge che il Signore diede a Mosè sul monte Sinai, il giorno che ordinò ai figli di Israele di presentare le loro offerte al Signore nel deserto del Sinai. Parola del Signore. Io ti aspetto per domani, venerdì, quando noi continueremo a leggere la parola del Signore, questo è sempre leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio, leggi la parola del Signore, mettila in pratica e il Signore benedirà la tua vita nel nome di Gesù.